Siamo con Flavio Andreatta di Nemetschek Italia. Perché è importante organizzare un Napoli Beam Day qui a sud con i professionisti? Direi che oggi è fondamentale, questo è il modo di lavoro del futuro. Cioè, non ci possiamo chiedere se succederà, solamente quando. E devo dire che il livello di conoscenza oggi nel mondo dei professionisti è molto basso. Si tende spesso a confondere il BIM solo con un software. In realtà parliamo di un processo che cambia profondamente il modo di approccio a tutta la filiera delle costruzioni. Che investimento state facendo voi proprio per far capire che non state vendendo un software, ma state cercando di far capire ai professionisti che il BIM è qualcosa di più? In realtà qui abbiamo lavorato su diversi fronti. Uno, il canale della formazione, della comunicazione, quindi convegni finalizzati a parlare del BIM, del contesto internazionale, delle norme. E diciamo accreditati anche per la formazione continua. E dall'altro lato stiamo lavorando anche sulla formazione dei nostri consulenti commerciali per far sì che il messaggio che portiamo vada a ragionare in termini di applicazione, di metodo e che faccia capire come gli strumenti sono a servizio del BIM e non possono essere il centro nel momento in cui introduciamo questo processo. Oltran è un programma molto diffuso in Italia. Posso dire che già chi ha Altran già potrebbe partire a usare il BIM, cioè come chi ha il Word potrebbe imparare a usarlo non come macchina da scrivere, ma come editor. Direi assolutamente sì. Noi abbiamo all'interno del parco installato degli utenti sicuramente esperienze oggi molto virtuose, molto di avanguardia e dall'altra parte abbiamo anche diverse sacche di non consapevolezza di quello che potrebbero realmente realizzare. E qui questi convegni come oggi aiutano sicuramente a far capire che abbiamo bisogno di un salto di metodo. Quindi sostanzialmente per chi ha Altran non è che dovrebbe sostenere ulteriori costi per incominciare a usare il BIM, dovrebbe solo imparare a usarlo bene. Sostanzialmente sì. Grazie.